Gli anziani sono fra le fasce più deboli e quelle che vanno tutelate di più. Noi ci siamo sempre spesi insieme alle altre forze dell'ordine nel dare giusti consigli e giusti avvertimenti. Questo è un tipico reato predatorio veramente di quelli squallidi. Si fingono carabinieri oppure avvocati o ancora tecnici del gas con un unico obiettivo, truffare gli anziani, un fenomeno che purtroppo nelle ultime settimane ha toccato anche la provincia di Arezzo. Gli episodi che si sono verificati sono tutti accomunati dalle stesse modalità e quindi potrebbero essere riconducibili ad un'unica mano criminale sulla quale stanno indagando le forze dell'ordine. I truffatori senza scrupoli infatti prima paventano all'anziana vittima un incidente del figlio chiedendo e talvolta ottenendo la consegna di una cauzione, qualche migliaio di euro o la consegna di preziosi e oro. Non posso far altro che ribadire che le forze dell'ordine non hanno motivo di andare a bussare alle porte per chiedere cauzioni o chiedere soldi, e le consiglio vivamente che qualora questa gente, questi delinquenti si dovessero presentare come appartenenti alle società che gestiscono le fonti energetiche, luce, acqua, gas, è sempre meglio telefonare a uno dei numeri di pronto intervento 113, 112, 117, perché è meglio far arrivare una volante per verificare la veridicità di quello che dichiarano che subire una truffa. È loro interesse, è nostro interesse nella nostra funzione di tutela di poter cercare di incidere in modo concreto su questo aspetto dei reati predatori, che è uno dei più squallidi.